quello di destra, questa destra plurale, ma anche a chi a destra non c'è mai stato, ma anche a chi ha parlato sempre il linguaggio della sinistra. Dobbiamo saper parlare a chi non si riconosce più nella politica, dobbiamo saper parlare all'area del non voto. Amici miei della comune matrice cristiana, il Vangelo si recita fuori dal convento. È altrove che dobbiamo far arrivare il messaggio delle nostre idee forza. È agli altri che dobbiamo saper parlare con grande coerenza. Dobbiamo saper leggere il presente per saperlo interpretare, per saperlo comprenderlo, per saperlo comprendere e per saperlo cambiare. Perché essere identitari non significa chiudersi in uno splendido isolamento. Al contrario. La identità è la forza che ci consente di andare a mare aperto. La identità è la forza che ci consente di confrontarci con tutti, anche chi la pensa in maniera diametralmente opposta, perché se si è forti delle proprie idee non si teme la contaminazione ideale. Ecco qual è il messaggio che noi dobbiamo sapere portare avanti. Dobbiamo decidere, cari amici, se vogliamo essere, cioè, la destra della predica del buon governo o la destra della pratica del buon governo. Io preferisco l'una e l'altra coniugate in una straordinaria sintesi. Non basta essere coerenti per essere migliori degli altri. Bisogna sapere interpretare il presente per sapere costruire il futuro.